Ok, non lo si scende che nessuno si è addormentato, quindi non è stata una fiaba della buonanotte. Bene, ora arriva il momento anche di analizzare un po' questo lavoro che abbiamo fatto e abbiamo innanzitutto dato un nome a questo progetto, ovvero La Fiaba, c'era una volta. Ci è piaciuto questo titolo perché in fondo stiamo parlando proprio delle fiabe e c'era una volta, ma c'è ancora la fiaba, ed è importante che ci sia, proprio perché aiuta sia i bambini piccoli ma anche per i grandi, è importante sempre a un pochetto sognare, perché anche i sogni aiutano anche nella vita. Quindi è stato un progetto che ci ha coinvolto molto, soprattutto nei primi 2 anni, dopo quest'anno abbiamo organizzato questa presentazione. E ci sono state diverse fasi, diversi obiettivi e anche poi diverse diciamo, conclusioni che abbiamo ottenuto. Per iniziare vediamo le competenze che dovevamo avere, ovvero attribuire caratteristiche di genere a una fiaba originale, applicando ad essa la funzione, le funzioni apprese. Sapere scrivere una fiaba secondo la struttura narrativa ricorrente, variandone alcune caratteristiche. Produrre lavorati originali di tipo figurativo e narrativo, frutto delle conoscenze e delle attività di ricercazione, che siano effettivamente fruibili alla comunità. Ma non solo, però ci sono state anche delle motivazioni che ci hanno spinto a fare questo progetto, perché altrimenti non avremmo avuto alcun senso. Per esempio, far conoscere in ambito cittadino i punti di forza del percorso formativo dell'istituto. Poi rendere consapevoli dei veri delle potenzialità culturali offerte dal territorio, stimolare la creatività attraverso la manipolazione di testi preesistenti per produrre lavorati originali di tipo figurativo e narrativo, favorire l'acquisizione di competenze linguistiche ed espositive da spendere anche in contesti scolastici. Inoltre altre motivazioni che tra l'altro hanno colpito anche il punto di vista dell'arte sono state per esempio incoraggiare la ricerca personale di testi illustrati, così come formare un flusso attivo di proposte iconiche per avviare gradualmente l'acquisizione di una sensibilità estetica, promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale attraverso lo studio di fiabe popolari di origine marchigiana, perché in fondo le Marche sono un patrimonio non solo dal punto di vista dell'ambiente, ma anche dei testi che ha, e molte volte vengono sottovalutati. Poi troviamo gli obiettivi. Anche questi due obiettivi, ci siamo proposti obiettivi che potevamo raggiungere, ma anche un pochetto sforzarci per raggiungerli. Per esempio, conoscere i principali strumenti di analisi narratologica, le caratteristiche della fiaba, l'evoluzione storica del genere fiabesco e la teoria delle funzioni di Propp, nelle sue linee essenziali. Sapere utilizzare alcune tecniche illustrative con l'intento di sperimentare la comunicazione delle immagini, quale supporta la comunicazione delle fiabe, e poi sviluppare le capacità di lavorare in equipe, che non sempre è semplice, spesso anche in questa età si è in conflitto uno con l'altro, ma poi si rende conto che se ci si aiuta in fondo è sempre meglio. Altri obiettivi sono stati osservare, rielaborare e sintetizzare i processi storico-culturali, sapere applicare gli strumenti di analisi narratologica a semplici testi narrativi e sapere esporre a relazionare in modo convincente in merito al progetto realizzato. E ci sono state inoltre diverse fasi, anche perché, come ho già detto, ci sono voluti 2 anni per realizzare l'intero progetto. E tra queste fasi troviamo innanzitutto una parte che riguarda lo studio della fiaba. Per esempio, questa è stata una fase che ci ha aiutato tra l'altro anche la professoressa Giulia Massini. Infatti siamo partiti con la prima lezione dove sono state approfondite le radici storiche delle fiabe attraverso il lavoro di Propp, con esempi concreti di materiale fiabesco tratto dai più importanti autori. Nella seconda lezione invece è stato illustrato il processo di nascita della fiaba dal folklore dialettale attraverso l'analisi del testo di Italo Calvino, Giovanni Belforte, che ha 500 anni della morte. Una seconda fase invece è stata quella della composizione della fiaba, che tra l'altro è quella in cui siamo stati più attivi, oltre a quella dell'illustrazione. E nella prima lezione si sono messe a frutto le esperienze che abbiamo acquisito appunto durante la precedente lezione. Poi, con il supporto appunto della grammatica della fantasia di Gianni Rodari, gli alunni, dopo aver letto alcune fiabe, hanno espresso un'idea diversa di fiabe. Nella seconda lezione gli alunni sono stati chiamati a commentare in classe brani tratti da alcune fiabe per trovare attraverso il commento di testi spunti interesse personale alla composizione. Con il supporto dei docenti, infine, gli alunni hanno acquisito la consapevolezza del funzionamento della fiaba. Ogni storia non è mai nuova, perché in fondo viene sempre tratta da una storia ancora più vecchia,
Però è possibile appunto riadattarla nell'ambito sociale, storico e geografico, riparlare e poi anche rileggerla con soprattutto la speciale intonazione di chi la sta narrando, perché quella è fondamentale per suscitare l'interesse appunto di chi ascolta. Sono state importanti anche il corso di illustrazione, perché di solito le fiabe hanno sempre delle immagini che ci consentono di entrare meglio nel lavoro che abbiamo svolto. E infatti noi studenti abbiamo partecipato a questo specie di corso di illustrazione che appunto c'è stato con l'aiuto dell'Associazione in Arte con Roberta Gagliardini, Anna Massimista, Massimo Mertiorri e Caterina Prato. E abbiamo dovuto anche apprendere nuovi concetti, per esempio utilizzando l'acquarello, che in fondo è uno strumento che viene spesso sottovalutato, ma non è poi così facile da utilizzare e molti se ne sono accorti. E questo è quanto riguarda proprio l'organizzazione del nostro lavoro, quindi come avete potuto vedere non è stato un lavoro proprio così semplice, ma speriamo che vi sia piaciuto. Ed ora vi offriamo un'altra fiaba, ovvero Biancaneve di 007 nani, che la leggerà Alessandro.